Due triangoli congruenti hanno ciascuno area 24. I loro vertici sono determinati dall'intersezione delle rette aventi equazioni y uguale meno 4, x uguale 0 e y uguale 3 quarti x più b. Determina i due possibili valori di b. Anche questo, come il precedente problema, quello che abbiamo visto sul quadrato, è tratto, c'è scritto lì dal testo Matematica 2.0, che ci riporta il Mathematics, il Canadian Open Mathematics Challenge del 2002, quindi era quella, la gara di matematica che, è stata tenuta, che si è tenuta, immagino, in Canada, chissà dove, Toronto, non lo so. Siete esperti di geografia, non lo so, i ragazzi adesso non sono così esperti in geografia. Geografia è una materia che un po' è stata un po' denigrata, non so perché, dalla scuola italiana. Comunque, questa è una parentesi che probabilmente non vi interessa. Volevo dirvela lo stesso. Come si fa a problema? Dunque, io qui non ricorriamo al software GeoGebra, me la disegno da solo la figura. Notiamo che già possiamo dire una cosa. Qui ricorro alle mani di Marcello, perché non c'è bisogno, voglio spiegarvelo bene. Dunque, ci dicono che due triangoli sono congruenti, quindi hanno la stessa area, consideriamo uno, hanno i vertici determinati dall'intersezione di questa rete. Dunque, una rete è sicuramente, dunque, un punto, dunque possiamo dire che A ha sicuramente coordinate 0, meno 4, siamo d'accordo? Perché intersecando x uguale 0 con x uguale meno 4 è un punto che sta qua. 2, 3, ecco, eccolo qua. Questo è A. Va bene? Non solo, ma andiamo a intersecare x uguale 0 con y uguale 3 quarti x più b. Dunque, y uguale 3 quarti x più b ovviamente non lo possiamo disegnare perché è una retta che ha intercetta pari a b, ma è parallela di sicuro alla retta che passa per origine nel primo e nel terzo quadrante, inclinazioni minori di 45 gradi. Se mettiamo al posto di x per sostituzione 0, viene che y uguale b, quindi il punto b a coordinate 0b. Notiamo che A e B sono punti aventi la stessa ascissa, quindi anche come A, anche B è un punto che giace sull'asse delle y. Adesso B non sappiamo se sta sotto A o sopra A, perché non sappiamo se B è positivo, negativo, di ordinata minore o maggiore di A, non lo sappiamo, però sappiamo che anche lui giace su y. E C, beh, per sapere C intersechiamo questo B. Per saper C intersechiamo y uguale 3 quarti x più b con y uguale meno 4. Risolviamo per, guardavo se i dati erano giusti, per confronto, meno 4 uguale a 3 quarti x più b, ovvero 3 quarti x uguale a meno b meno 4, cioè vuol dire che moltiplicando per 4 terzi da una parte all'altra, x è meno, raccogliendo un meno a destra, meno 4 terzi per b più 4, no? Quindi meno 4 terzi per b più 4, punto e virgola, meno 4, sono le coordinate di C. Ora voglio farvi questa cosa, voglio farvi questo ragionamento. Come dice, vabbè, abbiamo un altro dato, che è l'area, ma come ne usciamo fuori qua? Come facciamo a sapere i due possibili valori di b? Dunque, facciamo un attimo un ragionamento. Tracciamo un attimo la retta y uguale meno 4, che è questa retta qua, no? Guardate C. Dunque, se C ha coordinate meno 4 terzi b più 4, meno 4, vuol dire che C è un punto che, siccome ha ordinata meno 4, sta su questa retta qua. Non so se sta a sinistra di A o a destra di A, ma di sicuro sta su questa retta qua. B sta sulla 6y, come anche A. Ma allora, supponiamo che sta da questa parte. Se fosse che B, se fosse B sotto A, sarebbe ad esempio questo C, questo B. Guardate, siamo d'accordo. Supponiamo invece che C, supponiamo che B stia sempre sotto A e C sia a destra di A stavolta. Guardate, verrebbe così. Dove questo è B, dove questo è C e questo è B. Giusto? In due casi che triangolo c'è? È un triangolo rettangolo. Supponiamo che di lasciare C dove sta, ma supponiamo che C stavolta sia sopra, quindi ad esempio qui, guardate cosa viene, un altro triangolo rettangolo in A, e supponiamo che stavolta C sia a sinistra di A, e supponiamo che anche in questo caso B stia sopra A, e guardate cosa viene, un altro triangolo rettangolo, in tutti e quattro casi che abbiamo visto, i possibili quattro casi, il triangolo che viene a BC è un triangolo rettangolo,
Ma allora è fatta. Avete visto? Ecco perché ho voluto fare la figura, perché se no non capivate niente. Avete capito? Fate i possibili casi in cui dove potete mettere C e dove potete mettere B. Vi verrà comunque sempre un triangolo rettangolo. Beh, per forza. Eh? Che ne dite di questo? Abbiamo fregato sto testo, eh? Ci voleva fregare, non abbiamo fregato lui. Sto scherzando, chiaramente. E quindi, questo è il triangolo rettangolo. Io mi ricordo che l'area di un triangolo rettangolo è cateto per cateto diviso 2. Quindi vuol dire che, supponendo che questo sia ad esempio C, questo sia B, per esempio. Guardate, calcoliamo le distanze, calcoliamo la misura dei due cateti. Ci serve questo. O l'ipotenusa BC, che sia questa, non ci serve. Ci serve, questa è A. Allora, calcoliamo AB, che è la misura di uno dei due cateti. Come lo calcoliamo? Con la formula della distanza fra due punti. Ma quella semplificata, perché vedete che A e B hanno la stessa scissa. Quando due punti hanno la stessa scissa, vogliamo calcolare la distanza, basta fare il modulo della differenza fra le rispettive ordinate. Quindi modulo di B meno meno 4, modulo di B più 4. Calcoliamo anche AC. Cosa hanno AC questa volta? Questa volta AC hanno le stesse ordinate. Quindi per calcolare la distanza fra C, anche qui, basterà fare il modulo della differenza fra la rispettiva scissa, cioè 0 meno meno 4 terzi, quindi modulo di 4 terzi per B più 4. Dunque, per una proprietà sui moduli, il modulo di A per B è modulo di A per modulo di B. Quindi il modulo di 4 terzi più qua si può scrivere come modulo di 4 terzi per il modulo di 4. Ma modulo di 4 terzi non ha senso lasciarlo così, è 4 terzi. O no? AC è 4 terzi di più 4. Quindi me ne scrivo qua e li lascio là. Quindi l'area è cateto modulo di B più 4. Per 4 terzi il modulo di B più 4, tutto diviso 2, l'area di un triangolo rettangolo. L'area noi sappiamo essere 24, no? Quindi devo dire che 24 è uguale a... Dunque, questo 4 o questo 2 si possono semplificare, qua rimane un 2, no? 4 mezzi e 2. Quindi 24 è uguale a 2 terzi, modulo di B più 4. Per il modulo di B più 4 è il modulo di B più 4 al quadrato, quindi direttamente B più 4 al quadrato. Se moltiplichiamo per 3 mezzi entrambi i membri dell'equazione, diremo che B più 4 al quadrato, 3 mezzi per 2 terzi è 1, è 3 mezzi per 24. Ma 24 mezzi 12. Otteniamo che B più 4 al quadrato è uguale a 3 per 12, ovvero questo è un 12, eh? 36. Se mettiamo la radice quadrata da una parte all'altra, radice di B più 4 al quadrato è modulo di B più 4 uguale radice di 36 è 6. Che vuol dire B più 4 uguale 6, B più 4 in modulo uguale 6, vuol dire che B più 4, scriviamo qua, è uguale a più o meno 6. E allora possiamo trovare i due possibili valori di B. Vedete come si fa questo problema? Questo potrà darmi un po' di problemi, eh? Con la figura però abbiamo risolto la questione. In un caso B più 4 uguale 6. Nell'altro caso B più 4 uguale meno 6. Portiamo in entrambi i casi il 4 a destra, diventa meno 4. In un caso viene che B uguale a 6 meno 4, ovvero B uguale 2. Quindi il valore di B, ho trovato il primo, è B uguale 2. Eccolo. B uguale meno 6 meno 4, B uguale meno 10. E quindi si potrebbe, volendo, anche andare a crearsi questi due triangoli sostituendo al posto di B il valore di B, rispettivamente, o 2 meno 10, vengono due triangoli congruenti aventi entrambi area 24. Ecco qua.